fatto conduce l'essere e l'essere diventa Giano. Giano insegna l'essere. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì trasmette da Radio Gamma 5 il programma Magia, Stregoneria, Paganesimo e oggi sono da solo, Radio Gamma 5 su 90, FM 94. E niente, spero che Francesco sia in ascolto perché oggi ci siamo divisi per problemi di lavoro che aveva Francesco. Prima di cominciare la trasmissione, e oggi parleremo del crogiuolo e di alcune divinità della Devotio, devo fare un piccolo annuncio. Siccome siamo stati sollecitati da più parti della necessità di magari avere un discorso pubblico, un dibattito pubblico, stiamo organizzando una conferenza dal titolo Paganesimo Politeista e Stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. La conferenza ricalca grosso modo la conferenza tenuta a Marghera nel settembre dell'anno scorso. Anche se parla molto di più del paganesimo, cioè accentua l'aspetto del paganesimo e della stregoneria, più che non quello che noi chiamiamo il male, che è il cristianesimo. Questa conferenza è già stata fissata per il giorno 28 giugno a Vicenza, si terrà a Vicenza, in piazza 20 settembre presso il Ponte degli Angeli. In questa conferenza, che io, Claudio Simeoni, farò da relatore insieme a Francesco, e qui parteciperanno anche i pagani dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, tratteremo i temi la creazione nel paganesimo politeista, la vita e la morte, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano, l'essere assolutamente necessario, l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, il circostante come coscienza, i riti in stregoneria mezzo per fondare la libertà e il paganesimo politeista come religione. Naturalmente, come in ogni conferenza, illustreremo i nostri principi filosofici, le nostre percezioni, i nostri essere religiosi e chiariremo quelle che sono le nostre visioni del mondo. Naturalmente, per noi il cristianesimo è il male, è la cosa peggiore che esista. Per cui tratteremo il cristianesimo da questo punto di vista, anche se, ripeto, il cristianesimo lo terremo quasi in un secondo piano. Abbiamo deciso anche di accorciare i tempi rispetto alla conferenza di Marghera, cioè tagliare parecchi argomenti per evitare che sia eccessivamente pesante e dare spazio al dibattito. Per cui l'appuntamento, anche se lo annunceremo in ogni trasmissione, è a Vicenza il 28 giugno, sabato 28 giugno 1997 alle ore 17, piazza 20 settembre 9 presso Ponte degli Angeli. Naturalmente sappiamo benissimo che a fine giugno la gente va al mare, va in montagna, il sabato sera non è che gliene frega più di tanto, comunque se qualcuno fosse interessato a questo tipo di dibattiti sa che terremo questa conferenza pubblica. Naturalmente noi ci confronteremo con chiunque venga e per noi l'importante è dibattere i temi, se ci saranno persone che chiedono sapremo rispondere alle richieste. Se invece ci saranno persone che vogliono scannarsi, siamo pronti anche a scannarsi, nessun problema, non abbiamo assolutamente preclusioni o preconcetti per nessuno. Per noi è importante l'aspetto ideale, è importante il pensiero ed è il pensiero quello che guida le nostre azioni, sono i concetti e i concetti sono importanti, per cui noi non abbiamo bisogno di appiccare roghi come hanno fatto i cristiani, abbiamo bisogno di imporre il nostro pensiero, tanto il nostro pensiero noi sappiamo che è vincente in sé perché è il pensiero dell'essere umano, è il suo bisogno di espandersi nel mondo. Bene,
Per cui la conferenza è paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano, che si terrà a Vicenza il 28 giugno. Bene, vediamo un attimino la trasmissione di oggi. In questa trasmissione continuiamo a mostrare gli elementi del crogiolo che stiamo mescolando e attraverso i quali ci stiamo modificando. Mescolare gli elementi del crogiolo equivale a cambiarci e a determinare la direzione del nostro cambiamento. Nel crogiolo oggi mettiamo la capacità di ascoltare il mondo intorno a noi. Abbiamo già raccontato in trasmissioni precedenti come noi ci siamo costruiti il bastone dello stregone attraverso il blocco del dialogo interno. Scusate un attimo. Ho qualche critico parziale o imparziale. Era il nostro amico Vecchioni che ha interrotto un attimino la trasmissione. Vediamo un attimo. Nel crogiolo, abbiamo detto oggi, mettiamo la capacità di ascoltare il mondo attorno a noi. Abbiamo già raccontato in trasmissioni precedenti come noi ci siamo costruiti il bastone dello stregone attraverso il blocco del dialogo interno, la sospensione del giudizio e l'atteggiamento scettico. Con quel bastone abbiamo incominciato ad affrontare il mondo. Dal mondo arrivano fenomeni che dalle coscienze del circostante giungono a noi. Prima di costruirsi quel bastone non percepivamo quei fenomeni. Un albero era solo un albero, serviva per darci frutti o legna da costruzione o da bruciare. Un animale era utile in quanto si poteva mangiare. La luna serviva per rischiarare la notte. Le stelle erano utili per ammagliare e rendere disponibile la ragazza o il ragazzo di turno. Prima di costruirci il bastone, tutto era utile o serviva per qualche nostro scopo. Nulla aveva coscienza, nulla comunicava, nulla viveva per sé, ma tutto era uno scopo per l'uomo. Da quando abbiamo costruito il bastone dello stregone e fermato la furia del flusso delle parole, un po' alla volta abbiamo imparato ad ascoltare linguaggi diversi, sensazioni diverse, bisogni diversi. Da quando abbiamo costruito il bastone dello stregone, il circostante riesce a comunicare con l'essere umano e anche se la ragione distorce i messaggi per farli aderire alla descrizione che lei ne ha del mondo, questi riescono a comunicare all'essere umano. Anche prima di allora si percepiva il circostante, ma lo si riduceva ad una dimensione umana, fra virgolette. Ad esempio, quando si diceva che il cane con i suoi occhi esprime sentimenti, oppure quando si provava trasporto per la passione con la quale un animale accudiva i suoi piccoli, questo era percepire il circostante, anche se l'opposizione della ragione era tanto forte da non permettere la percezione del fenomeno in sé, ma di ridurlo a dimensione del suo pensato. Ora possiamo percepire i fenomeni per quello che sono, o meglio, possiamo cominciare a percepire i fenomeni per quello che sono, anche se il cammino è molto lungo. Inizialmente i fenomeni che percepiremo meglio sono quelli più legati alle passioni della ragione. Per chi ama la montagna sarà molto più facile percepire il canto dei boschi o delle vallate rispetto a chi è appassionato del mare, al quale verrà più facile ascoltare il mare e lo scorrere di un fiume. Ascoltare i fenomeni provenienti dal circostante attraverso la sospensione del dialogo interno ci permette non solo di entrare in armonia con essi, ma ci permette di costringere la ragione ad inglobare quel tipo di fenomeni rendendo più facile la loro percezione. Il circostante ci parla, raccontandoci i suoi bisogni, le sue necessità, il suo respiro di libertà, in una struttura e in un modo che per noi era sconosciuto. Il circostante racconta questo da un punto di vista non umano, dal punto di vista della specie a cui appartiene e dei mutamenti cui attiene nel suo cammino verso l'eternità. Ricordo che non prendo telefonate finché non ho finito di esporre i concetti iniziali. Il circostante ci parla con i bisogni e le necessità dell'essere natura, di cui noi in quel momento rientriamo abbracciati. L'essere natura bisogna che l'essere umano percorra il proprio sentiero di libertà, per poter versare quel percorso in sé stesso e diventare grande. Senza il percorso di libertà dell'essere umano, l'essere natura rimane monca. Ogni tipo di libertà alimenta libertà. La libertà nella percezione alimenta la libertà sociale. La libertà del respiro alimenta la libertà della percezione. La libertà nella scelta soggettiva dei modi attraverso i quali percorrere il proprio cammino nell'eternità
aumenta le possibilità di giungere all'eternità, sia dell'essere umano che dell'essere natura. In nessun libro troverete ciò che dal circostante arriverà, e nessun libro sarà mai in grado di descrivere la vostra percezione soggettiva. I libri che avrete letto vi aiuteranno ad essere agili nella percezione, ma non vi avranno mai insegnato come percepire né la quantità dei fenomeni della percezione. Il circostante trasmette i suoi fenomeni, ma non tutto il circostante è delizia, non tutto il circostante è passione in sé. C'è un circostante formato da spiriti neri, che trasmettono sensazioni di sottomissione, parlano in modo poetico e si relazionano attraverso la parola amore. Si insinuano nel bisogno di far tacere le contraddizioni che l'essere umano qualche volta esprime. Come li affrontiamo quei fenomeni? Con un altro elemento che abbiamo già messo nel nostro crogiuolo, con l'intento. Anche nella percezione dei fenomeni che giungono del mondo circostante, noi esercitiamo l'intento, discriminiamo nei fenomeni che ci giungono, a quei fenomeni ci sottraiamo e ci esponiamo. Davanti a quei fenomeni dobbiamo sempre rivendicare il nostro potere di essere, non dobbiamo fonderci. Esercitare l'intento ci preserva dalla follia controllata con la quale alcuni esseri di sola energia vitale, i lemuri neri, vorrebbero inchiodare la nostra attenzione per metterci in ginocchio. Succede molto spesso, sia nelle esperienze di premorte, sia nel sognare, sia in stati di percezione alterata, spesso arriva il Dio o il suo emissario a dirci che siamo i suoi profeti o i suoi eletti. In quel momento abbiamo due sole possibilità, o prenderli a calci o seppellirli con una risata. Poi va a finire che comunque li prendiamo a calci. Questo genere di cose si verificano molto spesso, anche se quasi esclusivamente con le persone che hanno stati di alterazione della percezione ottenuti in modo casuale, come incidenti, malattie, droghe, eccetera. Non succedono quasi mai a chi sviluppa la propria percezione in modo intenzionale. Costui è sempre troppo potente per gli spiriti neri. Questi sono alcuni elementi relativi all'importanza di sviluppare la capacità di ascoltare il mondo attorno a noi. Nella prossima trasmissione parleremo del toglierci dal centro del mondo. Costruiamo e mescoliamo nel crogiolo. Mescolando nel crogiolo costruiamo noi stessi. Costruendo noi stessi sviluppiamo il nostro potere di essere. Anche attraverso la devotio si costruisce il proprio potere di essere. La devotio permette di concentrare l'attenzione su aspetti specifici del circostante e questi ci costruiscono, in quanto noi rivendichiamo, rispetto a questi aspetti specifici, il nostro diritto di sviluppare il nostro potere di essere. La devotio appartiene ad un altro percorso rispetto alla stregoneria, appartiene ad un percorso religioso, non per questo meno efficace, che raggiunge il suo massimo effetto nella misura in cui è pubblico e nella misura in cui è dichiarazione di sfida alla vita. Scusate. Ricordiamo che per gli stregoni e i pagani la vita è sfida e l'armonia è raggiunta attraverso la soluzione delle contraddizioni. Questo in contrapposizione al cristianesimo, dove la vita è sottomissione, e al buddismo, in cui la vita è dolore. Essere, non essere, essere, non essere, divenire, se si preferisce tesi, antitesi, sintesi, è il processo attraverso il quale lo stregone e il pagano si trasformano mutamento dopo mutamento. Per continuare con le parole di Hegel, diremo che per chi segue una via di mutamenti verso l'eternità, l'assoluto è il divenire di se stessi. Ricordiamo la premessa del sentiero d'oro, senza la quale il sentiero perde il suo potere di relazione. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé, l'insieme delle sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano, egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso, egli non detta le priorità, egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà. Può essere che quel respiro, a volte anziché aria ricca di ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano.
Oggi tratteremo i quadri 24, 25 e 26. Questi quadri dicono: fatto conduce l'essere e l'essere diventa fede. Fede insegna l'essere come la determinazione nel fare precede l'enunciato e come ella si neghi quando l'enunciato è usato come inganno o come esca. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa feronia. Feronia insegna l'essere come primo dovere dell'essere sia spezzare le catene, qualunque catena lo blocchi nella fondazione del proprio divenire. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa forza. Forza insegna l'essere la limitatezza della sua ragione e l'infinito del circostante, quanto sia piccola la sua ragione, quanto immenso sia il circostante. Il quadro 24esimo, evocare fede, significa evocare la forza del fare e dell'azione come modo di essere e di porsi dell'essere umano. L'azione non inganna, è verità in sé. L'azione è determinazione di libertà. L'assenza di libertà impedisce l'azione. Dunque l'azione, il fare, sono espressione di libertà. Non importa quali livelli e in quale direzione, la verità è descrizione del fare. Il fare precede la parola, la descrizione. La parola in sé è espressione di un'ipotesi, è premessa dell'inganno nella misura in cui la parola non è espressione del fare. Dunque, fede alimenta la determinazione del fare quando questa precede la sua descrizione. Fede alimenta quella determinazione e da quella determinazione trae forza e vigore. Fede si nega quando le parole sono usate per costruire inganno. Questa è la differenza fra la divinità fede e la fede dei cristiani. La fede dei cristiani blocca i cervelli, inchiodandoli alla parola del loro Dio. La divinità fede del paganesimo alimenta la determinazione del fare, di cui la parola è solo descrizione. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo fede? Per alimentare la determinazione del fare con la quale agire nel mondo circostante e, attraverso quel fare, alimentare fede. Quadro 25esimo. Evocare feronia significa evocare la forza con la quale individuare le catene che ci impediscono di percorrere la sequenza dei mutamenti, percorrendo la quale diventiamo eterni. Feronia è una divinità che alimenta ogni respiro di libertà, spingendo gli esseri umani a spezzare ogni catena che li leghi e impedisca il loro dilatarsi nel loro circostante. Una delle forze che alimentano la libertà degli esseri, sia nel sistema sociale, sia nei mondi infiniti della percezione. Feronia si alimenta dell'energia prodotta da ogni essere, che cerca di forzare le proprie catene e alimenta ogni essere determinato a forzare le sue catene. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Feronia? Per alimentare la nostra attenzione, per individuare le catene, più o meno manifeste, che ci bloccano, e alimentare la nostra determinazione con la quale spezzarle. Quadro 26esimo. Evocare force. Force ha posto un problema. Force nell'antichità era fortuna. Fortuna e force erano la stessa cosa. Però la visione ha posto un problema costituito dal distinguere la tensione cosciente dell'immanente che sovrasta l'essere umano e l'allineamento che l'essere umano opera per penetrare in quell'immanente facendolo proprio. La soluzione fu ottenuta chiamando forza la percezione dell'immenso circostante e fortuna la tensione con la quale l'essere umano si organizza per penetrarlo. Dunque, evocare forza significa evocare l'attenzione dell'immanente per sfidarla, affiancarci e compenetrarla facendola propria. Il potere di force ci conduce a comprendere come l'immenso sconosciuto è sempre più grande di quanto conosciamo e con ciò alimenta il coraggio col quale l'essere umano affronta lo sconosciuto che lo circonda. Chi non è alimentato da force davanti a quello sconosciuto si mette in ginocchio. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo force? Per alimentare la nostra tensione interiore, con la quale penetrare nello sconosciuto che ci circonda. Da questo nutriamo energia e la nostra consapevolezza alimenta lo sconosciuto, facendo scorrere più velocemente l'energia vitale in esso. Bene, con questo io ho concluso quello che è la parte di oggi di esposizione. Niente, io ho alcuni appunti qua, che sono interessanti. Qualche volta io sono stato accusato da varie persone
di accusare la Chiesa Cattolica di comportamenti che non ha, e in particolare di essere molto duro per dire che la Chiesa Cattolica distrugge il divenire umano. Bene, sulla Repubblica del 28 maggio del 97, per cui di 2 giorni fa, chiunque può andare a leggerselo, c'è un articolo che parla per gli aborigeni solo scuse a metà, gli aborigeni australiani. Allora, l'articolo, se volete ve lo leggete, io dico solo, gli aborigeni australiani sono stati massacrati sistematicamente. Tant'è, dice la commissione d'inchiesta all'interno dell'articolo, eccetera, vi cito soltanto alcune righe. Poche ore dopo la commissione dei diritti umani consegnava al Parlamento australiano, naturalmente, il suo rapporto, 700 pagine, nelle quali mette sotto accusa una politica che il governo australiano ha seguito a partire dagli anni 80, 1880, del secolo scorso. I bambini aborigeni, specie quelli di razza mista, venivano sottratti alle loro famiglie e inserite in famiglie bianche o in istituti religiosi. Una storia di violenze fisiche e culturali, di ragazze stuprate e di ragazzi sfruttati, raccontata con dovizia di particolari, e le testimonianze di alcuni sopravvissuti aborigeni ora adulti. Niente, e quello che voglio dire è che in questa operazione di distruzione del divenire umano, del divenire degli aborigeni, hanno un ruolo importantissimo gli istituti religiosi cristiani, cristiani, se cristiani protestanti, cristiani cattolici, non ha importanza. Nel concetto di cristianesimo c'è la distruzione del divenire umano, per cui l'etica del divenire umano fa parte della filosofia cristiana. E in ogni parte del mondo noi troviamo che i cristiani tentano di distruggere qualunque cosa gli uomini costruiscano. Poi ho alcuni altri appunti ancora. Vi ricordate che la volta scorsa vi ho parlato di tale cardinale Laghi, che era stato denunciato dalle madri della Piazza de Mayo di aver partecipato ai massacri. Ora c'è una smentita di questo, ed è una smentita che appare sui giornali cattolici, dove la smentita non è firmata, per cui è considerata autorevole. In pratica cosa succede? Che Laghi non solo non dimostra che non è vero, o comunque afferma che non è vero, ma viene smentito dal Vaticano che lui non c'entra. E ricordiamo che le smentite del Vaticano sono un classico anche per quanto riguarda la pederastia americana, la pederastia nel nord Europa, cioè tutti quei comportamenti che il Vaticano nega e dopo arriva a confermare davanti all'evidenza. Per cui le smentite del Vaticano non hanno nessun conto. Ma la cosa più grave non è questo, è che noi abbiamo una smentita fatta in maniera diversa, cioè se Laghi è colpevole è sufficiente che lui dimostri, dica o faccia, insomma, o dichiari di non essere colpevole e di dire cosa ha fatto quando questi ragazzi venivano massacrati e torturati. E invece noi troviamo che sto cardinale Laghi va con una tale Madre Teresa di Calcutta, la quale arriva in Italia, va a parlare con Wojtyla, e a Wojtyla raccomanda di pregare molto per la Cina. Al di là delle idee politiche che ognuno ha e se le tiene per i cavoli suoi, se la Chiesa Cattolica arriva a mettere piede in Cina, vuol dire che in Europa avremo altri 10-12 milioni di prostitute e almeno altri 20-30 milioni di bambini da stuprare. Questo ricordiamocelo sempre, perché questo alla fin fine è il risultato finale. E lei vuole pregare per la Cina. A un certo punto dice, sempre nel Gazzettino il 23 maggio, alla gente: non abortite, i bambini datemeli a me. Cioè non costruite il futuro, voi fate pure i bambini, poi me li date a me, ci penso io. Cioè, questo a casa mia si chiama traffico di schiavi, a casa mia, a casa vostra non lo so, forse voi magari penserete che effettivamente i bambini si possono far nascere e poi darli a lei, ma non sono bestiame i bambini, sono esseri che fondano un futuro. Non è accettabile una cosa del genere, questo è trafficare in schiavi. Questa è la mia opinione, poi chiaramente ognuno può avere la sua opinione. Bene, fra questi due personaggi, a Madre Teresa di Calcutta, di cui ho sempre parlato male, anche se qualcuno la osanna come santa, poi sono affari suoi, ognuno si prende la responsabilità dei propri sentimenti, ecco che Madre Teresa di Calcutta adotta il cardinale Laghi. Cioè Laghi non si difende davanti alle accuse, non dice non è vero, io ho fatto cose diverse o non ho potuto far diversamente, no. Viene adottato da Madre Teresa di Calcutta. Per cui cosa succede?
succede che la propaganda con cui si esalta questa pseudo donna, che non mi sento neanche di chiamarla donna a questi livelli, serve a coprire il cardinale Laghi, e questo è del Gazzettino del 24 maggio del 97. Queste sono un modus operandi per nascondere cose sporche che ci sono sotto, qualsiasi cosa sporca ci sia sotto. Ognuno poi sceglie e secondo la propria coscienza fa quello che crede lui. Bene, io vi ho illustrato alcune cose. Naturalmente qui c'ho un altro appunto dove che sembra che in Egitto si stia risvegliando anche alcune forme di paganesimo. Dice un trafiletto: Egitto adoratori delle piramidi. Poi non so in che misura si stia svegliando. C'è un altro trafiletto dove in Polonia un individuo è costretto a querelare il prete che cerca di convertirlo a forza. Poi un altro trafiletto: 7 anni a prete pedofilo, ma insomma quello è un altro discorso, quello più di tanto non ci interessa. Bene, io vi ho esposto un po' di dottrina pagana. Vi ho risposto alcuni elementi della stregoneria. Per quanto riguarda la conferenza che terremo a Vicenza, vediamo un attimino. Pronto? Sì, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Claudio, come stai? Bene, era tanto non ti sentivamo. Sì, perché le altre due, nelle trasmissioni scorse, ogni qualvolta io alzavo la cornetta, non sentivo assolutamente niente, e poi silenzio assoluto. Ho fatto vari tentativi, ma sempre col medesimo risultato. Mi dispiace proprio. Cioè, proprio non riuscivamo a entrare in contatto. Mi dispiace proprio. Anche a me dispiace. Comunque parlavi di Madre Teresa, no? Sì. Praticamente Madre Teresa di Calcutta, diciamo che ha adottato il cardinale Laghi. Il cardinale Laghi? Sì, l'ha adottato perché si tratta di un'adozione spirituale, no? Sì. Che è tipica delle suore missionarie e della carità di Maria Teresa. Sì. E questa, diciamo, questa adozione nasce da un'amicizia tra Maria Teresa e questo cardinale, che è pluridecennale, risale agli anni 60. Sì. E quindi volevo chiarire questo punto, che c'è sempre stata una grande amicizia tra Maria Teresa e questo cardinale. E poi qui si dice, si smentisce appunto le accuse che sono state fatte dalle madri di Piazza di Maggio a questo cardinale per complicità morale nella vicenda dei desaparecidos. E questo, insomma, poi la suora però dice che non è vero, e che l'importante, dice, che la gente muoia con il sorriso, perché è la chiave per entrare in paradiso. Sì. E che quando lei arriverà da San Pietro lui la riconoscerà, perché ha bussato tante volte alla sua porta per mandargli qualcuno. Io penso che lei magari, anche inconsapevolmente, diciamo, anche inconsapevolmente, è un personaggio molto negativo, perché secondo me produce e trasmette terrorismo psicologico, in quanto sembrerebbe che le malattie siano qualcosa di inesorabile e di immodificabile. È Tommaso d'Aquino questo, eh? No, questo lo dice, non lo so, No, ma anche Tommaso d'Aquino mi sembra, eh? Sì? Sì, il male è la regola della vita, poi qualche volta c'è qualche spazio di felicità qua e là. Sì, beh, ma comunque diciamo che Maria Teresa di Calcutta è questo. Sì, sì, infatti è... può darsi che lei sia anche incosciente di questo, inconsapevole, però... Ecco, adesso permettimi una domanda. Dimmi. Per quanto riguarda... Ho sentito la trasmissione dell'altro giorno sulla costruzione del bastone. Sì. È importante chiedersi il perché delle cose o il contrario? Forse il contrario, penso. Perché? Beh, dopo mi rispondi, no? Poi vorrei anche, se tu vorrei chiederti se tu
potresti ribadire il concetto, soprattutto interesserebbe sapere cosa pensi della fisionomica e delle ereditarietà dei caratteri. Un'altra domanda. Aspetta che mi appunto perché mi stai facendo... Allora, ricomincio? Sì, sì, no, vai pure. Fisionomica? Sì, ricomincio dal bastone del dragone? No, fisionomica. No, se tu... Chiedersi il perché delle cose. Si chiede sì, il perché o il contrario delle cose, se nella costruzione del bastone, no? Sì. Poi, se tu mi puoi ripetere perché l'hai già detto in trasmissione precedente, solo che non avevo capito bene... Se tu mi puoi ribadire il concetto, per cosa ne pensi della fisionomica, la tua opinione fisionomica e dell'ereditarietà del carattere? E un'altra domanda, secondo te siamo già stati programmati, è già stato tutto deciso? È stato tutto deciso? Beh, io ci riderei un po' sopra. Allora, ti ascolto a te alla radio? D'accordo, grazie. Ciao, grazie. Ciao Claudio. Allora, la nostra amica Francesca ha sempre delle ottime domande. Allora, vediamo un attimino. E chiedersi il perché delle cose non fa parte del bastone dello stregone, fa parte dell'affrontare il sistema sociale. Cioè, io mi chiedo il perché delle cose e il perché delle cose. Ma sono io che affronto. Un attimo, vediamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao. Paolo. Dimmi Giampaolo. Sono qui che... Continuo a chiedermi sempre perché, cioè ad accettare sempre meno quello che è la salvazione. Scusami che avrò la radio. Sì, grazie. Ho già preso appunti per la Francesca per rispondere subito dopo. Pronto? Sì, dimmi. Sì, dicevo che accetto sempre meno il fatto della salvazione, è come io mi mettessi, no? A correggere la natura e peggio ancora il rivolgermi al cielo di notte, come l'ho detto ancora, e dire quella stella lì, beh insomma, potrebbe fare anche un giro un po' migliore di quello che sta facendo. Cioè, poi la sposti e succede un patatracket. Cioè, per me o tutto è perfetto o tutto è una catastrofe, tutto sbagliato, perché non ci può essere... A livello cosmico un qualcosa da correggere. No. Cioè, non so se riesco. Sono equilibri reciproci, no? Ma questa è ragionare da ubriachi, insomma. Dopo aver forse preso qualche bottiglia di grappa, puoi cominciare a dire qui c'è da cambiare. Ma cosa c'è da cambiare? Cioè non so mica, non riesco mica a capire. Dal momento che un essere viene alla luce, così viene alla luce per modo di dire, fra parentesi, perché è tutto alla luce e tutto è nella tenebra, diciamo, è sempre una parvenza nostra. Ma dal momento in cui l'essere perviene qui, ma è già perfetto, con tutti quegli errori che noi possiamo intravedere nella nostra mente bacata, come ripeto, è già perfetto un gatto, un cane, un uccello, ma cosa vuoi correggere? Vuoi insegnargli come deve fare per salvarsi? Ma da che cosa deve salvarsi? Allora, voglio ti racconto una cosa, Giampaolo. Uno scienziato americano ha pensato di raddrizzare l'asse terrestre distruggendo la Luna. Fatti? No, guarda, ma più sento le varie religioni enunciare i propri dogmi, più sono veramente le bestemmie, quelle sono le bestemmie, perché per me le religioni sono bestemmie, perché è già tutto, è proprio solo discriminazioni, non so se rendo l'idea, proprio le vere sette, sono le vere sette, perché un uomo che si mette lì e adora un sasso, perché al mattino gli passa per la testa di adorare un sasso, di prostrarsi di fronte al sole, è la cosa più... esatta, così più giusta, più razionale, più spontanea anche, ma nel momento in cui crei dei gruppi per dire vieni con me o vieni, quello sbaglia, vieni con me, ma questa è pazzia, questa è bestemmia verso la natura, verso l'esistenza, insomma. Giampaolo, io ho sentito che facciamo una conferenza a Vicenza, no? Come farei io a fare la conferenza se qualche ragazzo non fosse venuto con me a dire camminiamo insieme?
Guarda, io penso veramente una cosa, che nel momento in cui l'uomo comincerà veramente non a tornare indietro, ma a rivedere un po' quello che lui, ed è anche errato, era, dire era è già errato perché siamo e basta, siamo, no? Quello che siamo, quello che ognuno è, basta, inutile che il prete o l'altro venga a dirmi fai così o fai colà. Per me è una bestemmia, è qualcosa di tremendo, insomma. Lascialo andare, uno che vada per i campi, che respiri, che apra le braccia, che guardi per aria, che faccia quel cavolo che vuole, ma non so quel salvatore cosa vuol fare. Scusami se sono così, ma proprio mi sgorgano fuori queste cose, perché le sento dal di dentro, dalla mia parte animale alla quale credo di più, di lasciar libere le persone, Matò. Claudio, ti saluto e ti grazie. Ascolto volentieri. Grazie, grazie a te, ciao. Il nostro amico Giampaolo ci ha spiegato il suo pensiero e la sua perplessità davanti a certe affermazioni. Bene, continuiamo invece a spiegare alla Francesca, cioè a dire a Francesca. Chiedersi il perché delle cose, noi l'abbiamo messo nella trasmissione della formazione del sapere, cioè il sapere dell'individuo, il sapere come espansione dell'individuo. E quando Francesca mi hai detto il contrario, io non ho ben capito se le cose si chiedono il perché di me o cosa tu intendi del contrario, però io ti dico quello che penso io, no? Noi affrontiamo dei fenomeni, ma non sappiamo dare un giudizio definito sui fenomeni, a meno che non diventiamo fenomeni noi stessi. Allora cosa facciamo? Ci chiediamo perché c'è quel fenomeno, cosa ha provocato quel fenomeno e cerchiamo, ci mettiamo in una posizione di ricerca per capire da dove viene fuori quel fenomeno. Quando arriviamo a un perché, ancora quel perché, sospendiamo ancora il giudizio e cerchiamo di andare oltre, cioè cerchiamo di riuscire a espandere continuamente il nostro pensiero. Facendo questo tipo di operazione noi costruiamo il sapere, il sapere della ragione, per cui è un'operazione, un esercizio da fare quotidianamente, questo era il senso del perché delle cose. Per quanto riguarda la fisionomica, io sono molto arrabbiato con Lombroso. Io odio moltissimo le persone che parlano di fisionomica. C'era un tizio che andava in giro dicendo che lui trovava le streghe dal colore degli occhi e ha fatto bruciare alcune centinaia di donne prima che si accorgessero che facessero stronzo. O meglio, lo sapevano, ma gli faceva comodo. Per cui io sono molto, molto cattivo su questo, anche se gli stati d'animo, i modi di essere, i modi di porsi portano a formare le righe, le rughe, a formare delle espressioni. Però io sulla fisionomica sono contrario nel modo più assoluto. Per quanto riguarda l'ereditarietà, allora, in stregoneria c'è questo. Allora, noi abbiamo costruito il nostro DNA, abbiamo costruito la nostra storia da milioni e milioni e milioni di anni. Per cui ogni generazione, ogni personaggio ha aggiunto qualcosa alla catena del DNA. Ora, alcune mie visioni hanno portato a vedere delle cose che sono mobili, cioè io adesso parlo della catena del DNA, però io non so se è la catena del DNA. Comunque io dico questo, una persona che espande se stessa, che accumula energia, che affronta la vita, che ha grinta, che si chiede il perché delle cose, che sospende il giudizio, cioè che fa un percorso di stregoneria in pratica, non fa altro che arricchire se stessa. Nella misura in cui fa nascere un figlio, c'è una parte dico DNA, però probabilmente non è DNA, è l'energia generale, c'è una parte di questa che è mobile, cioè che viene data proprio dal genitore al figlio, che è un potenziale energetico, chiamiamolo come vogliamo, non so dare una definizione scientifica definita, però è un potenziale che i due genitori danno al figlio ed è il regalo che fanno i genitori al figlio, il quale ha delle possibilità in più, cioè ha un'energia più ricca e la trasmette a sua volta. Per cui esiste chiaramente un patrimonio ereditario, però ogni persona può aggiungere o togliere qualcosa. Questo non vuol dire che essere figli di re sia re. Questa è una cazzata. Vediamo un attimo un'altra. Pronto? Ciao, buongiorno, sono Giovanna. Ciao Giovanna. Ciao. Allora, adesso io ti faccio una domanda che ti sembrerà molto stupida, però mi serve così per farmi un'idea di come questa vostra associazione così di naturisti
Noi non siamo naturisti, siamo pagani, eh? Sì, vabbè, insomma, che dediti alla natura, insomma. No, 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 va bene, dai, comunque, vabbè, non ha importanza. Di pagani, ok, accettiamo la parola pagani. Che anche non so bene cosa significa, bisogna che vada a vedere, paganesimo, tutto, ma proprio... Significa quello che diciamo noi, non altre cose. Proprio bene, bene, fino in fondo l'etimologia esatta della parola. Beh, l'etimologia non ha importanza perché è spregiativa. C'erano quelli dei paesi che non capiscono niente, dicevano i cristiani, e noi l'abbiamo presa fatta nostra e gli abbiamo dato un significato filosofico. È quello che mi interessava, andare un po' a fondo. Sì. E poi volevo sapere, cioè, voi fate dei riti, fate delle tradizioni, fate delle... No, noi stiamo impostando in questo momento un tipo di ritualità che, ecco, sto qui alla radio, io sto alla radio parlando della Devotio, che è un tipo di rito che stiamo, siccome ha un significato filosofico, un significato preciso della relazione fra l'uomo e il circostante, stiamo vedendo come quel rito viene fatto. Perché? Perché anche se esisteva una caterba di riti nel passato, erano riti legati al passato, cioè a un modo diverso di porsi. Cioè non c'era il male, non c'era il cristianesimo. Infatti. Per cui il modo di porsi era diverso. Oggi i riti vanno fatti in maniera diversa. Allora. Cioè, dimmi. Tu permetti che io finisca di fare sì, sì, e sì, poi sì. Ti ascolto per radio, certo. Ti lascio e ti ascolto volentieri. Senti un po', tu sai che in qualsiasi tipo di religione, nel più piccolo angolo del mondo, ha una gestualità, una ritualità, un vestimento, cioè dei paramenti, anche le piume diverse da quello certo. Che... Esatto. Io voglio sapere, vorrei sapere, scusa. Sì, sì, no. Vorrei sapere che cosa usate voi, cioè qual è la vostra divisa di riconoscimento, i colori che hanno, sì. Mi interessano, i colori, la divisa e che significato date a questo tipo di paramento se lo usate. Va bene. Ti ringrazio molto, ciao. Prego, ciao. Ciao, ciao. Allora, amica Giovanna, quando io ti dico che nel paganesimo la soggettività è l'elemento più importante, tu... non mi puoi dire, ma dimmi com'è la tua oggettività davanti al quale fai un rito, ti metti in ginocchio. Cioè, se io ti dico in questo momento non esistono riti fatti dai pagani, se non qualche gioco, qualche tentativo di relazione fra singoli individui, però non esiste dei paramenti, non esistono colori, non esistono simbologia. L'unica simbologia può essere il pentacolo, la stella a cinque punte con la prima punta rivolta in alto, che è il simbolo della stregoneria in generale, ma non esiste una simbologia che in questo momento abbiamo adottato. In questo momento noi accettiamo tutto, tutta la simbologia pagana antica la accettiamo normalmente. Accettiamo qualsiasi cosa. Perché questo? Perché non esiste una verità davanti alla quale mettere in ginocchio le persone, o comunque costringere le persone ad accettarla. Non esiste una rivelazione divina. Per cui non esiste neanche la necessità di evocarla. Ora, io ti dico che noi stiamo tentando di mettere a punto questo rito che è la Devotio, che però non è un rito fatto per far aderire alle persone, ma per far ricordare alle persone che quali sono i principi fondamentali del paganesimo e della stregoneria. Per quanto riguarda paramenti, eccetera, non esistono paramenti perché non esiste la necessità di distinguersi, non esiste la necessità di costruire una setta. Esiste la necessità di camminare insieme, di avere un percorso insieme. Esiste la necessità di avere una filosofia nella quale discutere, nella quale crescere. Esiste la necessità di avere un percorso con il quale relazionarsi col circostante. Ma non esiste un rito con cui io mi relaziono col circostante. Se tu ti riferisci poi a riti pagani, a riti animisti...